አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው ነው ያል የሚሆነው ነው A tutti e ben trovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e se vi do il benvenuto alla puntata numero 16 di Almeno due pagine al giorno del sabato, l'appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Ringrazio questa settimana Mattia Stesano per l'assistenza in regia e ricordo come sempre che SAN, la sigla di Almeno due pagine al giorno, è stata realizzata per noi da Adriano Viterbini. Queste sono, come sempre, le coordinate per ascoltare RBE. Eh, ascoltare e vedere RBE in streaming sul sito rbie.it: in radio FM 8780 in provincia di Torino, 8760 in Val Germanasca, 88 in Val Chisone, 9660 in provincia di Cuneo, 91,50 in provincia di Imperia, 101 e 10 in Val Bormida. In TV sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, e nel formato digitale DAB, in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo, e in Liguria, nelle province di Savona e Genova. Ed è con una certa emozione che do il benvenuto a questo pomeriggio a Benedetta Tobagi in collegamento con noi. Ciao, Benedetta! Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, intanto Benedetta, ehm, sono io che, che ringrazio te per aver accettato il nostro invito, perché insomma questo pomeriggio faremo un percorso davvero molto emozionante, diciamo all'interno di un libro, il tuo ultimo libro, che insomma come ti dicevo poco fa anche fuori onda, è un libro che mi ha emozionato molto, nel senso che era un libro che stavamo aspettando, chi parla bene dice che questo eh, può essere un libro urgente, un libro io direi più necessario, un libro che stavamo aspettando perché rimette eh, il sangue a posto come si dice in certi casi, no? nel senso che è un libro che racconta la resistenza delle donne però prima di ehm, cominciare a parlare del, del libro mh, in questione voglio come sempre inquadrare Benedetta Tobagi ai nostri eh, ascoltatori e spettatori. Benedetta Tobagi è nata a Milano nel 1977 laureata in filosofia con un PhD in storia presso l'Università di Bristol e ha proseguito le ricerche sullo stragiamento con una borsa di ricerca presso l'Università di Pavia, è stata conduttrice e autrice radiofonica per la RAI e collabora con la la Repubblica segue progetti didattici e attività di formazione docenti sulla storia del terrorismo con la rete degli archivi per non dimenticare e altre associazioni. Ha pubblicato diversi eh, volumi, a partire da Come mi batte forte il tuo cuore, storia di mio padre, pubblicato da in Audi nel 2009 e del, nel 2011, Una stella incoronata di buio, storia di una strage, sempre in Audi 2013-2019, La scuola salvata dai bambini, Viaggio nelle classi senza confini, Rizzoli 2006. Il saggio Piazza Fontana, Il processo impossibile per Einaudi nel 2019, Giona per PM nel 2020, per arrivare al libro di questo pomeriggio che è La resistenza delle donne, pubblicato da Einaudi. Il 25 ottobre del 2022. Allora, Benedetta, intanto eh, voglio mh, invitarti eh, subito a fare come, se possibile, insomma, per quanto possibile, una sorta di, di testacoda. Perché, insomma, la dedica del tuo ultimo libro è a tutte le antenate. E perché un testacoda? Perché in coda a questo libro si parla di, di, di questo: insomma, prendere la rincorsa dal passato per spiccare il volo e per rit ritrovare, insomma, e recuperare la cifra della resistenza delle donne. Allora, partiamo da qui, insomma. Allora, chi sono le antenate e perché a un certo punto decidi di scrivere questo libro, tra l'altro utilizzando uno strumento che è quello della fotografia, eh, sul quale poi vorrei anche portarti tra poco, Benedetto. Eh, allora, mi piace il testacoda innanzitutto <ride> e non riveliamo troppo. Ma certo. Perché penso... Profondo della dedica si rivela appieno quando si arriva in fondo al libro, sì. quindi non bastiamo il piacere ai lettori che avranno voglia di fare questo viaggio con, uh, con me. <coughs> Sicuramente, ehm, questo tema della um, di conquistarsi, di scegliere, di adottare delle antenate, degli antenati, a prescindere da quelle che ci ha consegnato il sangue, è un po' come dire. La cifra della, della dedica e poi della conclusione. E, e perché questo? Eh, originariamente, mentre stavo scrivendo, la dedica era a tutte le antenate nel bene e nel male, e poi è diventata più semplice proprio perché nel fare questo lavoro, eh, nell'immersione nella complessità di questa storia, ehm, sono arrivata a sentire ancora molto. Ancora più profondamente, una cosa che mh, avverto con forza da, da tanto tempo. L'immersione nella complessità del passato, questa sì, prendendola nel bene, nel male, nelle luci, nelle ombre, è quello che veramente ci libera. Per cui c'è da imparare da ogni aspetto di questa storia e poi appunto eleggiamo e troviamo i nostri antenati. E. e mh, la storia della resistenza e in particolare in questo caso il segmento, la parte della, della resistenza femminile che ha proprio una sua specificità e questo è anche il senso del, del titolo, no? di quella specifica, eh, specificazione delle donne che c'è nel titolo, e, mi si è palesata proprio come un passato nutriente. Eh, so che voi nella vostra trasmissione vi siete anche occupati di molti autori che anch'io amo, che fanno fact checking, che si occupano di fare un po' di pulizia rispetto alle deformazioni e, a, e agli abusi che si compiono rispetto al passato. Io sono assolutamente d'accordo, però mi pare importante che in parallelo noi andiamo anche a riappropriarci della dimensione generativa di questo passato. E, e quindi questo è il senso. Poi la sorpresa la troverete perché, diciamo così, come spesso mi accade, sia nella vita sia quando scrivo, ogni tanto ci sono delle coincidenze impressionanti che, che si intersecano con il lavoro e io le accolgo proprio a mani aperte come dei, dei regali. Del... Assolutamente. E infatti, eh, se posso aggiungere, questo è un libro anche pienissimo di, di porte che si aprono e da dove vengono fuori insomma, un sacco di, 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 anche di situazioni inaspettate, insomma, che finalmente ci diciamo, smontano in maniera definitiva o quasi eh, tutti gli stereotipi che ci sono stati anche intorno a, quella, mh, a, a quel tempo, a quel periodo, ehm, alle donne che hanno fatto la resistenza e che qui, ovviamente, Vengono raccontate in maniera fortissima, in maniera molto lucida e molto appassionata. Allora, dicevamo dello strumento utilizzato, perché? Eh, Come? Le fotografie. Le fotografie, ah, esatto, sì. perché questo è un libro eh, eh, straricco di fotografie e devo dire che eh, leggere questo libro soffermandosi in maniera ehm, forte diciamo, e coinvolgente de, col, su, su, sulle foto è un'esperienza nell'esperienza perché insomma, ci permette di allargare ulteriormente il campo. Perché hai scelto come dire, di, di, di usare questo strumento e di fare un racconto anche fotografico, se vogliamo? Mi piace molto l'immagine della porta che ho usato poco fa, le fotografie che in questo libro sono ben 145 sono proprio lo scheletro, l'anima del libro, sono proprio come delle porte e sono la porta di accesso che ho utilizzato e, eh, perché in realtà le fotografie sono state lo spunto. E, e in realtà questo libro nasce perché, grazie a Dio, c'è cioè stata una persona che prima era vice direttrice, adesso è direttrice dell'Istituto della Storia della Resistenza dell'Italia Contemporanea di Torino, che, infatti, è in testa a, a, ai caldissimi ringraziamenti <ride> certo. del libro, che si chiama Barbara Berruti. Ehm, che, ehm, Dall'archivio dell'istituto dell aveva individuato un mucchietto di foto, fotografie. All'inizio erano una quindicina, eh, poco di più. E, mh, le ha segnalate all'editore, eh? e quindi l'occasione è nata dal fatto che c'erano queste fotografie. E allora hanno pensato subito a me. E io, che sono, come insomma, av avete sentito dalla nota biografica. Sono storica di, di formazione, però sono specialista di un altro periodo storico. Soffrendo, come molti, della sindrome dell'impostore, diciamo così, non mi sarei mai proposta certo. eh, per scrivere un libro sulla resistenza perché mi sentivo intimidita dall'enormità dell'argomento. Ma quando si è aperto questo spiraglietto e soprattutto ho visto queste fotografie, sono rimasta folgorata. Eh, alcune di queste fotografie sono poi entrate nella stesura definitiva e sono rimasta folgorata proprio per la potenza di queste immagini e per il fatto che hanno mh, intrinsecamente una qualità antiretorica potentissima. Mh, faccio un esempio concreto per chi vorrà poi prendere in mano il libro, c'è un capitolo che si chiama La tristezza della liberazione. E quella è stata una delle prime fotografie che ho visto, una fotografia scattata subito dopo il 25 aprile, tra l'altro dalle vostre parti, e sì. nessuno sorride. E allora io ho guardato questa fotografia e ci ho sentito dentro storia da raccontare. Quindi eh, è stato molto bello perché appunto in qualche modo io sono stata invitata a un tavolo da queste fotografie. Eh, ringrazio l'editore inaudi che mi ha dato una grandissima libertà di costruire questo libro come avessi voluto. Tanto quanto ringrazio Barbara Berruti che è stata la mia compagna di viaggio nelle ricerche iconografiche che sono state insomma lunghe e impegnative, però devo dire anche molto divertenti. Proprio perché eh, la cosa che mi è stata subito chiara è che volevo fare un, un saggio in forma narrativa. Come altre che avevo scritto, quindi mh, cercare di mantenere un rigore storiografico e una doverosa, credo, eh, serietà e ampiezza nella documentazione ma al tempo stesso fare respirare questa storia <ride> e eh, lumeggiare e, e, e dare respiro soprattutto alla dimensione esistenziale di queste vicende, perché poi è quella con cui naturalmente noi appena entriamo in contatto con le testimonianze, con le vicende, risuoniamo. E allora, eh, volevo solo eh... aggiungere che, in effetti, è un libro dove si respira, all'interno del quale si respira una grandissima libertà, perché se il rigore storico. Il storiografico esiste, c'è una nota bibliografica anche molto densa, molto approfondita, ci piacciono molto anche i libri dove ci sono diciamo, degli apparati bibliografici importanti, però è vero che esiste anche questo elemento di grande libertà, è un libro che danza, consentimi anche come dire, un po' di retorica perché insomma leggerlo ehm, ti permette anche di respirare come dire, eh, la libertà e anche tutta questa eh, multiformità diciamo, delle donne, anche del, dell'attività delle donne. Donne durante quegli anni, perché aggiungo ulteriormente ancora che tu hai citato il capitolo sulla tristezza della liberazione: ci sono sguardi tristi in quella foto come anche in altre foto, però aggiungerei anche che leggendo um, e guardando. Uh, questo libro, uh, posso aggiungere da lettore ovviamente, che questo è un libro di, di sguardi intensi, di occhi profondissimi, di occhi profondi come pozzi neri, leggo da qualche parte, anche di tantissimi sorrisi. È un, libro, è un libro dove la vita esplode quasi ad ogni pagina, anche se ci sono delle, dei capitoli anche molto dolorosi, insomma, all'interno di, di questo libro. Benedetta. Beh, io innanzitutto ti ringrazio perché l'immagine del libro danzante devo dire che è stupenda. Allora. Io ho ho esagerato un po'. Eh. <ride> ci piace, ci piace. Va bene, ogni tanto ci si può lasciare andare sugli argomenti entusiasmanti come la resistenza delle donne. Okay. E io ho fatto l'esempio della, della tristezza della liberazione per, per dare l'idea a chi non ha familiarità con questi argomenti del fatto che delle volte c'è proprio una componente spiazzante, no? che va raccontata. Però in realtà eh, devo dire che mh, anche per me che l'ho scritto, quando ho cominciato a lavorarci mi sono resa conto che eh, la gioia avrebbe avuto un ruolo eh, importantissimo nel racconto. E la cosa divertente che appunto, e qui c'è un ulteriore elemento di spiazzamento, ehm, è, è che appunto se c'è una componente di dolore, di tristezza, di, di, di rimpianti, di cose... Di delusione nel momento che uno associa all'apoteosi della gioia, invece, c'è questa componente veramente picaresca, quasi di carnevale. A un certo punto io la chiamo, che poi in realtà era stata riconosciuta. Insomma, non ho inventato niente, eh. era eh, Calvino che quando certo. prese in mano e lesse eh, il diario Partigiano di Ada Gobetti, che fu pubblicato nel 1956, che è, è un'opera fondamentale la prima cosa che le disse è ma quanto vi siete divertiti <ride> per cui devo dire ehm, contro ogni aspettativa eh, e preconcetto mio per prima eh, è un libro che mi ha dato molta gioia è stato un libro che mi ha dato allegria nello scriverlo e io ho deciso che questa cosa andava preservata ad ogni costo eh, e poi avendo ovviamente poi un'attenzione nel costruire l'arco narrativo in modo tale che si potesse, come dire, muoversi proprio in, questa, in queste due polarità del tragico, estremo, magari ci torneremo dopo, e tra invece questa componente di, di gioia e di vitalità. Dici benissimo, io, come dire, ho abitato il mio spazio, che adesso chi ci guarda in video lo vede, no? Qui il libro è stato scritto qua nel mio scrigno nel mio fortino di libri. E, e io sono stata in compagnia di, di questi, circondata da questi volti con questi sorrisi, eh, che poi sono dei sorrisi che hanno una potenza incredibile perché sono, noi adesso siamo in un'epoca che è, uso una parola un po' brutta, ma noi siamo veramente infestati dalle immagini, ce n'è troppo e da immagini artefatte dall'esibizione, cioè il sorriso, come esibizione di, di, di felicità che, che viene, come dire, messa in vetrina. Invece, in queste fotografie eh, vengono proprio catturati quelli che sono i sorrisi che risplendono dall'anima. Tu guardi queste fotografie e vedi queste donne giovani, di tutti i generi, eh, di, 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 di tutte le classi sociali, di tutte le provenienze, e, e glielo leggi in faccia. Quello che poi torna come light motif in tantissime testimonianze, cioè il fatto che per la prima volta come dice Rosetta Biggi, una, una giovane della provincia di Genova, si sono sentite qualcuno, qualcuno. hanno trovato una dimensione di vita, di realizzazione, di libertà e di senso. E infatti poi la cifra della resistenza delle donne, io la sintetizzo in una formula che è la liberazione con la L minuscola, dentro la liberazione con la L maiuscola, cioè una la scoperta, la possibilità di abitare una dimensione di eh, scoperte di libertà personale inedita. E questa cosa ehm, mi pare che veramente trascenda il momento storico che riguarda, perché io credo e, e, e l'ho sentito tanto perché viviamo un tempo di grande pessimismo, di grande disillusione, anche di grande ripiegamento. E, e secondo me questo insegnamento invece che nel momento in cui tu ti doni agli altri nel senso più profondo cioè fai per gli altri ti apri al mondo puoi conoscere la più profonda apertura libertà realizzazione personale anche felicità anche se la morte può essere dietro l'angolo in ogni momento ecco questo è proprio un è come un messaggio in bottiglia che arrivava, proprio che trasudava da queste fotografie. E intanto allora torneremo ancora su questi temi. Siamo al primo passaggio musicale. Eh, anche a te, Benedetto, ho chiesto insomma, di, di indicarmi un paio di brani che servissero a cadenzare le nostre parole, ma che servissero anche ad approfondire il nostro ragionamento. E tu, insomma, nel primo passaggio mi hai indicato una versione specifica di una canzone, di un canto, eh, che, eh, di cui parleremo tra pochissimo, ben presente all'interno del libro, nelle, nelle prime pagine. Uh, ed è La Lega sebbene che siamo donne, realizzata dal gruppo Bella Ciao, diremo tra poco da chi è formato questo gruppo Bella Ciao con Riccardo Tesi La Lega La Lega, sebbene che siamo donne, del gruppo di voci femminili Bella Ciao con Riccardo Tesi realizzata nel 2015 per Visage Music voglio innanzitutto elencare insomma chi sono le, le, le cantanti all'interno di, di, di Bella Ciao Lucilla Galeazzi Elena Ledda Ginevra Di Marco Alessio Lega la chitarra Andrea Salvadori Gigi Biolcati e Riccardo Tesi i musicisti allora innanzitutto ehm, perché insomma ti faccio questa domanda banalissima però insomma ovviamente ovviamente ehm, tu puoi raccontarmi tutto quello che ti pare intorno a, questo, a questa versione di Sebbene che siamo donne, che è un canto ehm, che viene dalle risaie della bassa padana, insomma, no? E dalla lotta delle mondine degli anni 30, in realtà, ma affonda le radici anche nella fine del, del, dell'Ottocento. Perché questo canto, che è presente, come detto, all'interno del, del tuo libro, e perché questa specifica versione eh, hai chiesto di mandare in onda insomma, in questo pomeriggio? Benedetta. Beh, questa specifica versione, adesso che l'avete ascoltato, non lo so, secondo me è bellissima. Cioè è una versione attualizzata, ritmata. Ha una grande dinamica, certo. Cioè. Ecco. <ride> e devo dire anche mh, con la musicista con cui abbiamo lavorato per il reading teatrale ricavata da questo libro, lei stessa che è una professionista, si è, si è entusiasmata appunto sure. da, 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 da questo ritmo. Quindi un pochino è una versione che ha in sé qualcosa di quello che io ho cercato di mettere anche nel libro, cioè tu puoi essere estremamente rispettoso nel riavvicinarti a un passato e una tradizione, ma al tempo stesso puoi farla come dire, vibrare e ballare con il tuo ritmo e con il ritmo del tuo tempo. E la canzone è, vabbè, la canzone è fenomenale, a parte che dal punto di vista storico, appunto, è una canzone monumento, è proprio la, la, la canzone che da fino all'Ottocento segna le lotte femminili, infatti il titolo è La Lega, che detto oggi bisogna stare attenti, ma ovviamente è la Lega delle lavoratrici, no? Ma <ride> De ci lavoratori. capiamo subito, insomma. Esatto, come, come, come cambia poi, no? il, esatto. il fatto delle parole certo, del tempo. Certo. E, ed è una canzone... Eh, Secondo me è importante ricordarsi, appunto, visto che fu molto cantata dalle, dalle, dalle mondine, eh, altri canti delle mondine, come Sure padrun dalle belli braghi bianchi, eh, in che è, però è un canto mansueto, cioè è un canto di sottomissione, è un canto esatto. in cui addirittura le mondine chiedono scusa al padrone se l'hanno fatto tribulare, no? per cui nel momento in cui gli chiedono di essere pagate sono lì assolutamente sottomesse, eccetera, quindi diciamo così rientrano in uno stereotipo di sottomissione femminile e di ritrosia eccetera eccetera invece l'avete sentito sebbene siamo donne è un ciclone e per la prima volta viene espressa anche tutta la carica rivendicativa di queste donne che sono coraggiose, che, che, che aprono bocca e hanno delle belle buone lingue quindi non le mandano a dire a nessuno e sono pronte proprio alla, alla lotta, no? Al punto da minacciare i crumieri. Quindi, è una canzone che proprio eh, accompagna un momento di trasformazione epocale: è una canzone che ci ricorda come le donne lavoratrici, socialiste, anarchiche, poi comuniste, dopo la scissione di Livorno, mh, sono state veramente delle protagoniste delle lotte ehm, sia bracciantili, sia in tutto il mondo agricolo, sia nelle fabbriche nel mondo operaio. E qui il filo di questa storia è molto importante per la storia della resistenza delle donne perché sebbene quantitativamente, no, non sia paragonabile il fenomeno, perché la resistenza femminile ha avuto anche la qualità di avere un coinvolgimento di massa, cioè noi parliamo di almeno 70.000 donne. No, ed è sicuramente una stima ribasso che sono state coinvolte eh, in vari modi, in varie forme, armate o meno nella resistenza. Però ovviamente c'è tutta questa esperienza di, di lotte e di rivendicazioni che prima nutre l'attività antifascista in clandestinità e poi va a nutrire ed è una delle radici fondamentali da cui cresce l'albero della resistenza. E qui ci sono le storie da cui ho attinto ampiamente raccolte eh, nell'anno della mia nascita 77, in realtà aveva cominciato prima il libro, esce nel 77, volume, eh, due volumi anzi del, del libro Compagne dell'avvocata ex partigiana Bianca Guidetti Serra, che proprio anche sulla base di questa lunga frequentazione e rapporti di amicizia raccoglie eh, le voci di decine di queste donne che spesso appunto sono nate a cavallo tra il XIX e il XX secolo. E vengono da una lunghissima esperienza di militanza che precede e poi prosegue oltre la resistenza e quindi è tutta questa parte di storia che poi arriva ai grandi scioperi della primavera del 43 che comunque sono i prodromi della resistenza in cui le donne di nuovo hanno avuto un ruolo fondamentale e quindi è proprio una pagina di, di storia molto bella di nuovo non c'è nemmeno bisogno di attualizzare, perché se noi pensiamo a che cos'è oggi il mondo del lavoro e in particolare la condizione perennemente no, eh, penalizzata dalle donne nel mondo del lavoro, in qualche modo mh, questa canzone, insomma. Lasciamola vivere e lottare in mezzo a noi. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle e buone lingue, ben ci difendiamo. E tra l'altro, come tu scrivi appunto nel tuo libro, attuale come oggi, come nel 1890, e tra l'altro eh, propone diciamo, la, la fuoriuscita in maniera molto forte, tra poco lo diremo, anche molto spesso utilizzando ehm, atteggiamenti teatrali diciamo, per, diciamo, per fregare il, il regime, ehm, Diciamo viene finalmente superato, almeno all'interno dell'attività di quegli anni, delle donne che si impegnano a più livelli nella resistenza, viene superato ehm, ehm, il paradigma materno come un... Unico, diciamo paradigma diciamo per definire le donne l'angelo del focolare. Insomma, eh, in questo libro si racconta anche in un capitolo specifico il, 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 il la necessità e anche il tentativo proprio di bruciare quell'angelo del focolare. No, esatto. con un pensiero di amore e gratitudine all'immensa Virginia Woolf, <ride> ovviamente, <ride> esatto. che ha scritto questa pagina cara, credo, a ogni donna che, che l'abbia incrociata sull'uccidere l'angelo del focolare. E possiamo proprio riprendere il filo e ripartire da, sebbene siamo donne, che ha questa carica assolutamente rivoluzionaria, però c'è solo una cosa che stona, che stona diciamo così, che è data nel tempo, nel passato, questa canzone, perché ripetono le donne che la cantano per amor dei nostri figli, lottiamo, esatto. ci difendiamo, eccetera. Quindi il paradigma materno in qualche modo era necessario che fosse la cornice in cui scrivere la lotta. La cosa interessantissima che su. Cede proprio nel giro dei mesi della resistenza, è che, eh, e questo emerge proprio dalle testimonianze raccolte da generazioni di ricercatrici, della, delle protagoniste di quella stagione, è che da una parte chiaramente la cura materna è il primo terreno in cui spontaneamente le donne si cimentano. Allora, Evochiamo anche la figura della splendida, grandissima studiosa Anna Bravo, che io cito moltissimo, eh, che ha coniato proprio una, una categoria, ha definito l'impegno delle donne subito dopo l'8 settembre un maternage di massa. No? E quello è un primo momento in cui, come si diceva negli anni 70, il personale si fa politico perché è la cura materna, cioè cosa fanno le donne, no? ci sono tutti questi Uomini, questi soldati no? che mh, dovrebbero nelle zone occupate dai nazifascisti eh, continuare a combattere con loro ehm, e se si rifiutano diventano disertori quindi rischiano di essere ammazzati, finire nei lager, fare comunque una fine tremenda e le donne li prendono, li nascondono, li rivestono perché ovviamente bisogna farli sparire dalla circolazione, far sparire le loro divise, li nutrono e li mettono in salvo. E questa è la più grande operazione di salvataggio collettivo mai avvenuta nella storia italiana, e ricordiamoci che è stata anche una precondizione proprio del fiorire della resistenza, perché non tutti, ma molti degli uomini, giovani e meno giovani, che vengono salvati in questo modo, poi si rifugiano in montagna o comunque entrano in clandestinità e vanno a costituire poi il grosso della componente maschile della, della resistenza e quindi sicuramente diciamo c'è un materno che si trasforma, che in qualche modo si apre al mondo, quindi diventa un materno che tracima fuori dalle mura di casa. E poi però le donne che fanno la resistenza lo dicono proprio, no? Anche donne che poi hanno avuto figli e non intellettuali, donne raffinate, donne che avevano avuto tempo, modo, stimoli per avere una, una riflessione no? su se stesse, sulla, sul, sul senso del femminile, eccetera, eccetera. No, proprio donne normali del popolo che, appunto, poi diventano anche mamme. e Dicono: Eh, no, l'esperienza della resistenza è qualcosa a cui nemmeno la maternità è, è paragonabile, che è un'eresia. No? Se pensiamo ancora quanto sono le donne. Gravino gli stereotipi del, del materno e anche quanto sia ancora diffusa in maniera quasi ehm, non so come dire, è proprio qualcosa che è come un, un, un vapore, un gas che è diffuso nell'aria che respiriamo, l'idea che una donna. Che non diventa madre in qualche modo ne deve dare conto, è una donna che non è completa, è una donna che non oppure è una donna egoista. Insomma, c'è sempre qualcosa che, che, che bisogna spiegare. Invece, quello è proprio un momento in cui si vede: no, una donna può essere un milione di cose diverse, a prescindere dalla relazione che intrattiene con altri esseri, cioè a prescindere dal suo essere figlia, dal suo essere moglie, dal suo diventare madre. Questa cosa è pazzesca, cioè è enorme. E la si respira. Tra i vari modi in cui le eh, resistenti, in qualche modo, eh, scoprono e reinventano il proprio essere donne, c'è cioè proprio quello a cui accennavi, c'è cioè questa componente teatrale. Allora, le donne sempre invisibili, sempre tenute sotto, sempre discriminate, trattate appunto come fattrici che dovevano mettere al mondo baionette carne da cannone, <ride> diventano protagoniste anche perché sono le uniche, no? le invisibili. E escono perché sono le uniche che si possono muovere. Infatti, no? perché... Benedetta, a proposito della teatralità, siccome siamo in coda alla, alla prima parte, insomma, teniamo lì questo, questa parte anche di, di, questo, di, di questo libro, La resistenza delle donne, perché io mi sono anche divertito molto a leggerlo e vorrei, insomma, con te tra poco raccontarlo il più possibile ehm, ampiamente, questo, questo versante, perché siamo in coda, come detto, alla, alla prima parte di almeno due pagine al giorno, spazio al GR di Popolare Network, tra poco. Seconda parte di almeno due pagine al giorno, questa settimana siamo in compagnia di eh, Benedetta Tobaggi per eh, raccontare in lungo e in largo la resistenza delle donne uscito per Einaudi. Eh, a ottobre scorso, allora Benedetta, insomma, prima insomma, ti chiedo anche scusa adesso insomma, davanti alle telecamere per questo tail eh, con il quale ti ho stoppato rispetto alla, alla teatralità delle donne, perché c'è un capitolo che, che, che vorrei che raccontassimo anche ehm, approfonditamente. Insomma, che si intitola Teatro ed è eh, il modo in cui, in maniera assolutamente creativa, le donne riescono a mandare in scacco il regime fascista. insomma in, i nazisti anche durante l'occupazione con una capacità anche di inventarsi diciamo il modo di, 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 di mandare in scacco il regime che è, insomma è straordinario insomma benedetta ripartiamo da dove vuoi insomma <ride> beh no in realtà mantenere la suspense è stato molto teatrale anche, questo, quindi anche gli ascoltatori saranno contenti allora stavamo dicendo no queste donne che si trovano a vivere in questa dimensione di libertà mai sperimentata, a essere comunque protagoniste, no? per cui cimentarsi con i compagni, con gli uomini da pari a pari, vivere con gli uomini, no? quindi anche sperimentare una promiscuità con l'altro cioè. sesso mai vista. Si trovano a scoprire mille e uno modi in cui proprio gli stereotipi in cui le avevano imbalsamate, appunto, abbiamo ricordato l'angelo del focolare, la fanciulla tutta nervi, la madre di famiglia, la fatalona, tutto quanto può essere usato per fare fessi i nazifascisti, no? E allora questo è proprio un topos, come si dice, della resistenza, perché i racconti sono tantissimi. E, però la bellezza sta nella varietà, no? perché una che è bella, ovviamente, usa la seduzione e stupidisce chiunque, no? E la bruttina usa l'anonimato, no? esatto. ma forse i racconti più divertenti eh, sono quelli delle donne, per esempio, un po' in età. Io devo dire, mentre scrivevo mi, mi, mi faceva uno strano effetto perché mi rendevo conto che eh, io sarei stata una vecchietta nella resistenza come 46enne, no? perché appunto sono quelle donne che vengono dalle lotte del mondo del lavoro, no? che, che sono quarantenne, no? poi ovviamente usurate da, da vite di fatica, eccetera, eccetera. Allora ci sono queste donne mature o delle volte anche anziane che davvero giocano con un'intelligenza, un'intuizione che, che lasciano veramente sterrefatti. Mi vengono in mente due episodi. Uno è appunto di una, di una donna, Torino, un'operaia, diciamo così, donna matura e, e nel momento in cui eh, ricordiamoci che le donne tra uno dei compiti fondamentali che avevano era trasportare messaggi, volantini eccetera, per cui spesso diciamo erano eh, tutte impacchettate no? avevano messaggi dentro i capelli dentro la biancheria, avevano reggissini finti, mutando, insomma di tutto no? questa è un'altra parte molto con quantità divertente. di plastico eh. e di esplosivi insomma un po' dappertutto esatto, tutto. <ride> ecco. però ovviamente il tema della perquisizione era un grosso problema perché rischiavi di lasciarci la pelle allora questa donna ha la prontezza nel momento in cui un giovane repubblichino eh, così manifesta l'intenzione di perquisirla, di, di, di fare tutta un po' la... la adesso diremmo la cougar, no? <ride> la donna giaguaro e di dire ma, ma prego, ma un bel giovane come te e ovviamente <ride> questo ragazzo rimane totalmente debito, no? Da, da, questa, da questa signora che fa un po' la... Eh, manifesta questo desiderio. E eh, c'è un altro aneddoto che, che è incredibile perché proprio gioca sul filo di un doppio tabù. Invece, un'anziana contadina che aveva accettato di nascondere nel fienile moltissime armi dei partigiani nel momento in cui occorrevano i nazifascisti, lei ha la prontezza di sollevare la gonna e mettersi a fare la pipì nel fienile. E allora, ovviamente, i nazisti e i fascisti non osano entrare perché c'è il doppio tabù di un corpo anziano e esatto. svestito che sta facendo i bisogni, e, e questo è incredibile, ecco. Poi ci sono appunto le sceneggiate, le, le donne col passeggino pieno di esplosivo, piuttosto appunto quelle che fingono di svenire, quelle che fanno le amicone, quelle che, che, che fanno le seduttive. È molto affascinante appunto perché nelle loro testimonianze si, eh, si sente ancora l'orgoglio che loro hanno per eh, stare imparando, avere imparato a usare la propria femminilità anziché a viverla. Come uno stato di minorità da una parte, dall'altra ci sono pagine che sono molto toccanti, molto delicate, perché comunque il rapporto col corpo non è semplice: perché il corpo della donna è vulnerabile, perché tutte riconoscono di aver un avuto un'educazione che non è nemmeno fascista, ma addirittura ottocentesca. Per cui c'è il problema del pudore. Per cui, se per alcune c'è una grande eccitazione, emozione nel poter anche sperimentare, no? esplorare il rapporto e anche l'infatuazione per, per, per i compagni e per altre c'è la vergogna, c'è l'imbarazzo, c'è ehm, proprio il provare il disagio che viene detto con delle parole poi semplici, di una naturalezza disarmante, no? di appunto conquistare il diritto di portare i pantaloni che all'epoca anche proprio insomma era un modo di non ammalarsi, no? oltre che di potersi proteggere. Ma quelli non riuscivano neanche a guardare il proprio corpo, insomma. Assolutamente, oppure si vedevano in questo corpo che veniva segnato, fasciato, quindi reso sensuale dai pantaloni, e allora non osano mostrarsi di come certo. Ma io non posso farmi vedere dai compagni così. E allora, di nuovo, è non solo un pezzo di storia molto importante perché ci fa capire, appunto un passaggio in cui si sono diffuse delle trasformazioni di, di costume di sensibilità molto profonde cioè sono germogliate da lì poi ovviamente ci hanno messo anni a prendere piede però quello è un momento di passaggio dall'altra ci sono cose che in qualche modo continuano a risuonare e sono dei problemi non ancora comunque non perennemente risolti e forse magari dei passaggi come di crescita e di maturazione di una consapevolezza di sé che appartengono all'esperienza di tante donne, anche oggi. E allora, insomma, io sono contento del fatto che, insomma, anche a, a te, Benedetto, ho chiesto eh, di segnalarmi due pagine, no? Perché di solito, all'interno di almeno due pagine al giorno, noi poi. Insomma, a un certo punto della nostra conversazione, ehm, leggiamo le due pagine segnalate. Però, io sono contento che ehm, di averle superate con te in maniera ampia ormai già da un po' di minuti. Le due pagine che sono relative al primo capitolo, dal titolo Diventare pioggia, diventare tempesta, quando eh, tu di, come tu scrivi tocca le invisibili entrare in scena, perché eh, è il racconto che ci ha portato oltre. Per cui, insomma, ovviamente l'invito è ulteriormente nostri ascoltatori e spettatori a leggere La resistenza delle donne perché insomma è un libro che insomma che non ti lascia il respiro e questo mi piace molto perché volevo prima del prossimo passaggio musicale vedete insomma soffermarmi con te anche su um, um, quelle parti di raccordo del libro, perché ci sono delle parti di raccordo che io definisco insomma, banalmente degli stacchi, come se fossimo al cinema, no? che trovo bellissimi perché permettono ancora di più al, al, al tuo racconto di, di, appunto, di respirare. Perché se veniamo da una corsa, diciamo, immane, ehm, ehm, qui ci, ci fermiamo perché, insomma, per esempio, il primo, che è quello de, de, che apre. Il, um, il capitolo delle, delle staffette, no? ah, tra l'altro, con una fotografia benedetta, bellissima, insomma, di, 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 una, di una ragazza eh, no, in bicicletta immagina, e l'immagine milanese. <ride> l'immagine della meraviglia la pesce. Esatto, sono bellissimi gli stacchi perché ci permettono di respirare ma anche di fare un salto dentro la poesia perché poi sono questi, questi testi, queste mezze pagine scritte in, con il corsivo che, che, che ci fanno davvero davvero respirare, che ci fanno andare poi al capitolo delle staffette e anche qui insomma è un altro di quei capitoli su cui vorrei soffermarmi con te, abbiamo un paio di minuti prima del prossimo ascolto musicale, come possiamo come dire, introdurre questo, questo, questa figura anche altrettanto fondamentale che viene raccontata con, con, con una penna in stato di grazia, Benedetta, insomma, dentro questo libro. Raccontaci le staffette come l'hai raccontato nel libro. È una parola a cui siamo tutti affezionati, le stesse protagoniste, però forse la prima cosa da dire velocemente è che in realtà erano ufficiali di collegamento, per cui esatto. staffette è un termine che in termini, come dire, proprio nel lessico appropriato del, degli studiosi è un termine miniaturizzante. Tra l'altro è uno dei pochi... Termini che designano un ruolo, una funzione, un tipo di lavoro che si declina soltanto al femminile: no? abbiamo la valletta, abbiamo la balia, abbiamo la staffetta, e staffetta viene utilizzato per i maschi soltanto quando sono molto giovani. Questo me l'ha fatto notare anche, io l'ho trovato molto in letteratura per dei bambini, e la figlia di Pino Pinelli, l'anarchico Pino Pinelli, Claudia, mi ha detto: beh, sì, mio papà aveva 15 anni ed era staffetta, c'è scritto anche sul suo che era un quindicenne. Per cui la cosa entusiasmante delle staffette è che ti rendi conto che spesso erano ufficiali di intelligence, cioè facevano proprio attività di spionaggio, sempre usando tutti i talenti mimetici e teatrali di qui sopra. E erano eh, spesso incaricate di accompagnare dei comandanti, sia delle forze alleate, sia delle forze partigiane italiane che dovevano spostarsi da una zona all'altra e gli salvavano la pelle perché loro conoscono il territorio come le proprie tasche, quindi fanno anche un'attività proprio di mappatura prima ancora che di ricognizione. E soprattutto sono, evitano loro di fare delle gaffe. Molto divertente racconto di Teresa vergalli che si vede arrivare un comandante partigiano con la tuta da operaio di fabbrica in una zona agricola e lo fa rivestire da contadino perché dice guarda che ti ammazzano, cioè sei venuto con la divisa del sovversivo qua proprio. E, e quindi è, come dire, è stato bello. Ehm, Inquadrare e poi poter raccontare quanto anche la figura simbolo della resistenza femminile, forse la più amata, in realtà avesse dietro neanche un mondo, un universo di esperienze molto più grande. E allora, intanto siamo al secondo passaggio musicale, andiamo addirittura a, a scomodare la Divina, Reta Franklin, quello che <ride> <ride> ascoltiamo è Think. Questo è Think di Aretha Franklin dall'album Arita Now pubblicato da Atlantic Records il 14 giugno del 1968. Allora, Benedetta, insomma, prima di tornare dalle nostre staffette, insomma, dalle nostre donne, nel tuo libro, eh, in realtà eh, dobbiamo dire qualcosa intorno a questo capolavoro della, de, 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 de la, della musica, della canzone, del soul, insomma, in realtà eh, il, il, il grande la, le, la massa degli spettatori ha scoperto, diciamo, eh, probabilmente la Franklin, spero di no, eh, no eh, guardando uh -huh. il film eh, dei, dei Blues Brothers. No, in realtà lì c'è la rivendicazione di una donna rispetto al suo uomo, insomma, è, ehm, insomma che, che, che lo costringe insomma, a ragionare, lui vuole andare a fare il musicista, lei invece dice tu devi stare qui, hai delle responsabilità, no? non lasciare tutto addosso a me, io mi sono anche scaricato il testo e in realtà c'è tutta una sorta di rivendicazione continua, però c'è molto altro insomma, intorno a questa, a questa canzone e ovviamente ti chiedo perché oggi ci proponi la Franklin all'interno di almeno due pagine al giorno. Beh, mi viene da dire, appunto, ma c'è bisogno di una ragione per ascoltare Pinky e <ride> Franklin? No, ogni occasione è buona. Personalmente, poi, io sono molto legata, è, è proprio, non so come dire, per me è come una specie di, eh, sai quelle cose che riaccendono? Cioè, io se ho davanti a una giornata impegnativa, la mattina presto mi ascolto questa canzone perché comunque ti, ti manda avanti proprio come, come un fiume. A parte questo, eh, mi, mi è piaciuto segnalarvela perché la... Potrei considerare come dire la, la musica che introduce all'ultima parte del libro, cioè il dopo. Esatto. Perché, essendo una donna no, che, 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 che rivendica la propria libertà, il proprio ruolo, che rimette a, a, a posto, è divertentissima. Diciamolo che, appunto, la, comunque la sequenza della caffetteria dei Bruce Brothers resta memorabile. Diciamolo: delle volte c'è il Nazional Popolare che avercene. Di, 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 di. Davvero. Di cose così, però mi sembrava bello proprio per, per mh, accompagnare chi, chi ci ascolta al fatto che nel raccontare la resistenza delle donne mi sono resa conto molto presto di, di due cose. Primo, che eh, era importante parlare del dopo, perché c'è questa esperienza che è una cesura epocale: ma eh, la guerra finisce, il fascismo finisce, però la società italiana non cambia. Il patriarcato sopravvive e anzi c'è un clima sociale e politico che ricaccia esercita una pressione fortissima perché le donne rientrino dentro esatto. casa per cui di nuovo c'è tutta una, una gamma molto ampia di diverse esperienze perché ovviamente molte donne continuano e continuano perché proprio è stata una cifra dell'impegno femminile in particolare la principale organizzazione femminile della resistenza, i gruppi di difesa della donna, aveva proprio un programma di emancipazione della donna da perseguire nel dopoguerra che diffondeva e accompagnava il reclutamento delle donne eh, per la lotta partigiana. E, e qui parliamo non solo del diritto a votare e essere elette, che fino all'ultimo quello cercano di non darglielo. Eh, certo. no? Per cui le 21 eh, donne elette alla costituente veramente sono state una conquista strappata con le unghie, con i denti e col sangue versato, eh, con l'impegno e eh, il dono di sé della resistenza, ma poi per esempio ci sono le battaglie per la parità salariale che sono delle lotte non ancora concluse. E, eh, però è veramente, è veramente illuminante eh, leggere e vedere i problemi che ancora... Abbiamo nella nostra società rispetto al ruolo della donna e anche i problemi che esistono all'interno delle forze progressiste della sinistra, no? che comunque mh, non è riuscito a recepire il senso profondo delle lotte, delle lotte femministe. È, è molto interessante andare a ritroso e vedere, appunto, sul, sul medio periodo. Ehm, come appunto le donne si trovano eh, a dover continuare a lottare per cercare di riconquistare quello che avevano raggiunto e vissuto eh, nei venti mesi della, della guerra partigiana. È impressionante, parte del problema è anche il fatto che la ricchezza, la complessità e, e la varietà di aspetti che fanno la resistenza delle donne in qualche modo sparisce, viene inghiottita, non nel senso che il contributo femminile sparisca del tutto, però eh, la resistenza, per dirla proprio in due parole, diventa una storia di, di, di maschi armati, ci sono delle figure appunto esemplari, eccellenti, le eroine, ci sono le partigiane, le martiri, premiate con le onorificenze, eccetera. Ci sono, um, un zoccolo duro di donne che continuano la loro militanza politica ma la massa sparisce sparisce e comunque le donne che continuano a fare politica hanno veramente una vita grama quindi e qui vengo alla seconda cosa che mi sono resa conto che proprio non solo dovevo ma volevo raccontare non solo questo dopo quindi questa resistenza taciuta per citare il libro di culto che esce nel 76, 12 vite di Partigiani Piemontese, che è stato un grandissimo libro di storia orale e di, di, di storia delle donne, c'è il tema appunto che la riscoperta di questo patrimonio, di questa storia, è stato un lavoro compiuto in massima parte da studiose donne per le altre donne. E allora il libro, in qualche modo a me piace molto facendo non fiction, io lo chiamo far vedere le cuciture del lavoro, cioè non solo mettere la nota bibliografica in fondo, ma anche raccontare no? chi ha raccolto una testimonianza, chi per primo ha avuto un'intuizione, chi ha aperto una pista di ricerca. E qui appunto ci sono queste tre generazioni di studiose ed è bellissimo perché le prime a scrivere la storia della resistenza sono delle ex partigiane ed è molto bello che questo libro che esce nel 1981 eh, e lo firmano Mirella Aloisio che è ancora viva, meravigliosa sta a Perugia e mh, Giuliana Beltrani Gadola si intitola Volontarie della Libertà che è il nome che non volevano dare agli partigiani perché si inventano il nome Gruppi di Difesa della Donna perché è più innocuo? Sì, perché resta... ad Agobetti dicevano: no. perché bisogna <ride> dire gruppi di difesa delle donne, insomma, difesa di cosa? Insomma, di, di cosa stiamo parlando? Meglio, volontarie per la libertà, no? esatto, esatto. E quindi eh, di nuovo eh, Pensate, pensate a quello che state dicendo, alle conseguenze di quello che state dicendo, pensate alle parole che usate, ed è molto bello perché, appunto, c'è questo recupero che ha varie tappe fondamentali, e, e diciamo così, però, irrompe nella, nella storia collettiva di nuovo la presenza delle donne della Resistenza, ripeto, nella sua ricchezza e varietà a partire dagli anni 70, quindi. Mh, Ovviamente, sull'onda anche della, delle battaglie del movimento femminista, che pure mh, ha avuto un rapporto dialettico non sempre facile con le ex partigiane. E qui rendo omaggio <ride> alla, a, un, a un momento importante che si è svolto nella, nella mia Milano perché nel '77 ci sono state una serie di, di ex partigiane che erano variamente. Ancora impegnate in politica, nella, nella società, nei movimenti che in qualche modo hanno invitato le giovani femministe a incontrarsi in un convegno, a parlarsi, al limite anche a scornarsi, uh -huh. ma perché il passato, alla fine, se non serve a continuare la lotta, a cosa serve? Esattamente, insomma, scornarsi è, è più che dialettico, diciamo, Quindi era necessario anche diciamo, guardarsi in faccia e dirsi le cose, come tu dicevi in un'intervista, in un questo è lo sforzo collettivo di tre generazioni di ricercatrici, in realtà no? e tutto parte poi anche dagli anni 70, dove quella storia orale mi è piaciuta anche la definizione di questi storici scalzi no? che decidono di raccontare. No, ma diciamo, questa non è mia, ma, è esatto, sì, ma sì, sono ma proprio tu le... storici e storiche scalzi. <ride> esatto, e, volevo. Sì. Siamo veramente in coda, abbiamo ancora due minuti e mezzo perché... Fare un piccolissimo passo indietro dentro il tuo libro, perché ci sono anche dei capitoli diciamo molto dolorosi. No? Adesso non voglio chiudere. Questo è un libro di grande gioia, l'abbiamo detto. Però ci sono i capitoli legati alla paura, al carcere, alle torture, morire da vive no? che raccontano anche momenti davvero molto, molto difficili, no? anche di violenze, di torture da parte dei, dei, dei fascisti, in car le carceri, diciamo, le condizioni eh, tremende in carcere. Uh, Come è stato diciamo, entrare, diciamo, affondare diciamo, le mani, uh, lo sguardo, il cuore dentro quei documenti e poi tirarne fuori dei capitoli che sono dei capitoli davvero molto dolorosi? Insomma. Diciamo, innanzitutto, che è la parte del libro praticamente senza immagini: nel senso che ci esatto. sono delle immagini, dei luoghi, di che sono evocative perché e ho cercato anche di essere parsimoniosa perché appunto si entra in una galleria di sevizie che veramente sembrano venire fuori dai racconti dei martiri protocristiani cioè è scioccante e poi sono appunto le torture ricordano le atroci testimonianze di chi ha subito torture nelle dittature sudamericane e, 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 e c'è stato anche un ritorno di studi su questi temi, per esempio negli anni '90, sull'onda degli stupri etnici nell'ex Yugoslavia, durante questa, certo. quella guerra ancora cuore dell'Europa. Quindi purtroppo è una storia terribile, ma senza tempo. Eh, è proprio importante, secondo me, tenere insieme la dimensione gioiosa, vitale, di entusiasmo, di liberazione con questa atrocità, con questa esperienza terribile. Io ho cercato di anche restituire quanto la sopravvivenza, quell'esperienza, al di là della mera sopravvivenza materiale, non fosse scontata, perché molte donne restano spezzate. E di nuovo c'è questa qualità antiretorica proprio nei racconti delle donne che spesso ammettono anche di aver avuto proprio dei crolli o quelli che una volta si chiamavano degli esaurimenti nervosi. C'è sulle donne un surplus di violenza che sta proprio nell'esercizio nell dell'umiliazione, proprio perché avevano questa educazione ottocentesca per cui anche solo essere spogliate era già un supplizio, un'umiliazione. E poi c'è questo intreccio, così forse posso restituire il fatto che anche nel visitare queste pagine più tremende si esplica un po' il senso della resistenza femminile. Eh, spesso la, la, la società dell'epoca era molto violenta nei confronti delle donne, come peraltro continua a essere la società oggi. No? Adesso se pensiamo, eh, siamo all'inizio del 2023, insomma, pensiamo al numero dei femminicidi nel, nel, nello scorso anno, nel, negli ultimi due mesi, è un dato impressionante in Italia e nel mondo. Quello che colpisce enormemente è che molte donne che entrano nella resistenza, quindi non solo rischiano, ma delle volte si trovano a essere torturate e poi uccise. Penso all'unica donna tra i martiri di, di Fondotoce, Cleonice Tomasetti, che è una figura, non ci sono parole, è una figura gigantesca nella sua semplicità. E lei è una delle tante donne che viene da una storia di violenze, perché c'è la molestia che subiscono le bambine in fabbrica, mm. ci sono gli abusi sessuali in famiglia, ci sono gli stupri, se non subiti direttamente, subiti dalle... Di lavoro in una società che ovviamente poi ti lascia rovinata e colpita da stigma, no? oltre che dalla, dagli effetti post-traumatici della violenza sessuale. E allora è stato per me molto forte e, e, e ho scelto di porre proprio un accento no? su questo intrecciarsi, perché come c'è una liberazione personale nella liberazione collettiva, c'è anche un'esperienza di violenza individuale che poi entra in questa storia in cui si rischia. La violenza, la tortura di nuovo, però in qualche modo la resistenza è anche l'occasione di ribellarsi, rispondere e rinascere e trovare una nuova vita, spesso uscendo da esperienze di grande violenza personale. Cleonice Tomasetti è un po' una storia simbolo di queste parabole. E, però mi sembra importante sottolinearla anche perché troppo spesso non si pone l'accento sul fatto che quella che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, eh, è stata scelta perché il 25 novembre del 1960 sono uccise tre militanti, in realtà tre resistenti eh, contro la dittatura di, di Trujillo. In, in America Latina, certo. per cui questo nesso no? tra il fatto che una donna che risponde e rifiuta di sottomettersi a una violenza eh, eh prima di tutto, la violenza personale, sessuale, la violenza sul corpo è parte dei mezzi di oppressione politica. E lo stiamo vedendo in Iran e in molte altre parti del mondo. Ma ogni donna che si rifiuta di sottomettersi a una situazione di violenza personale Violenza relazionale, quindi ai volti più mostruosi del patriarcato, è una donna che sta resistendo e anche se sta compiendo una battaglia individuale, è una battaglia che entra in un discorso molto più grande anche per le altre donne. Questo, insomma, nella parte più, eh, diciamo, più dolorosa, se vogliamo anche, del libro, però noi vogliamo anche chiudere con questa bellissima, diciamo, dedica, eh, diciamo, questa citazione in esergo di Ingeborg Bachmann, che dice, sia autentica e restituisci gli anni alla neve, cerca in te stessa la misura e lascia che i fiocchi ti sfiorino solo per caso. E questa è la vita, non essere invasati di noi, seguire un canto che ne prometta un altro. Futuro. Questo in apertura, ehm, ed è insomma soltanto una delle, delle meravigliose pagine, diciamo all'interno del libro di Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne, pubblicato da Einaudi eh, a ottobre del 2022. Benedetta, siamo in coda alla puntata di almeno due pagine al giorno. Io spero che sia stato un buon tempo anche per te, e ti ringrazio molto per essere stata con noi oggi pomeriggio. È stata davvero una gioia. Un caro saluto a tutti e buona vita, buon vento e buona resistenza a tutti quanti a modo vostro, come ci insegnano le donne. Grazie Benedetta, allora anche a te buona resistenza e buon pomeriggio, buona serata, insomma, e buon lavoro per il tuo lavoro. Noi siamo giunti intanto al termine della puntata numero 16 della prima... Stagione di almeno due pagine al giorno, vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica 5 febbraio a mezzogiorno. Il podcast Audio e Video sarà disponibile dal lunedì sul sito rbe.it. Ringrazio Mattia Stesano per la um, cura uh, della regia. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo 11 febbraio, sempre alle 17, per la puntata uh, numero 17 di almeno due pagine al giorno del sabato, perché dal lunedì al venerdì almeno due pagine al giorno va in onda al mattino dalle 10 alle 11. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti.